quella che vi ho presentato nell'ultima serie di slide è la procedura, diciamo, che dobbiamo seguire, però non vi ho spiegato qual è la ragione intrinseca che sta dietro questo risultato. Allora, andiamo a considerare il sistema, una particolare distribuzione. Abbiamo un certo tipo di elementi, di valori casuali, per esempio, che noi chiamiamo x. E i valori di x potrebbero essere, per esempio, i campioni di altezza selezionati dalla curva di Google. Costruiamo tanti bussolotti e poi selezioniamo i bussolotti. Però non ci accontentiamo di andare a considerare il valore di quel bussolotto. Noi non abbiamo ancora visto, non mi ricordo in questo momento, non abbiamo ancora visto il teorema del limite centrale dal punto di vista pratico, no? Il teorema del limite centrale, ve lo ricordo un attimo. Dopo lo facciamo venerdì in pratica, facciamo un'applicazione pratica del teorema. Il teorema del limite centrale significa se noi abbiamo una certa variabile aleatoria che è somma di altre variabili aleatorie, perché queste variabili aleatorie abbiano media e varianza finite, e questo è un concetto che abbiamo illustrato all'inizio dell'ora, andiamo a considerare la somma o la media di queste variabili. Per esempio, cosa potrebbe essere? Campioniamo delle curve, le medie di campioniamo le precipitazioni estreme in un arco di 10 anni. Poi facciamo la media della precipitazione estrema, delle precipitazioni estreme che abbiamo misurato. Poi ripetiamo questo campionamento per 500 anni, quindi abbiamo 50 campioni in cui abbiamo fatto la media delle precipitazioni estreme di un'ora. La distribuzione delle precipitazioni estreme, ora lo sappiamo, è una distribuzione di Gumbel, per esempio, perché dopo vedremo delle variazioni sul tema. Questo ha bisogno un attimo di scolamento, ma è così. Allora, le precipitazioni estreme sono distribuite secondo Gumbel, ma la media delle precipitazioni estreme è campionata come l'abbiamo fatto, cioè la media la distribuzione delle medie qual è? Sarà una distribuzione diversa. Allora, per le proprietà che ha la distribuzione di Gumbel, possiamo dire che la distribuzione delle medie tende a una distribuzione gaussiana, e questo è raccontato a parole il teorema del limite centrale. E dice perché la distribuzione gaussiana è così importante rispetto alle altre distribuzioni. Perché se qualche evento è la somma di tanti eventi, c'è una buona probabilità, e qui il termine viene usato in modo rigoroso, che la distribuzione risultante di questa somma di eventi sia una distribuzione gaussiana. Adesso prendiamo sempre la solita distribuzione di Gumbel. Facciamo il nostro campione di 10 anni, poi ripetiamo 50 volte il campione di 10 anni. Invece di considerare la media di ogni campione, andiamo a considerare la varianza di ogni campione, che è quello che è scritto qua. Andiamo a considerare la varianza di ogni campione. Abbiamo 50 varianze e ci domandiamo qual è la distribuzione di quelle 50 varianze. Beh, sicuramente è una distribuzione che deve stare solo sull'asse positivo, tra l'altro. Quindi quella non può essere una distribuzione come la gaussiana, che è definita meno infinito più infinito. Sarà un altro tipo di distribuzione. Questa distribuzione si chiama distribuzione del chi-quadro. In realtà tutti quei tipi di fenomeni che possiamo rappresentare come la somma di quadrati di un certo gruppo di altri fenomeni, nel nostro caso delle varianze, sono distribuiti
secondo la curva del Q quadro, in particolare la curva del Q quadro ha un solo parametro, questo K qua, che rappresenta il numero di gruppi di elementi che andiamo a fare e che si chiama gradi di libertà. Pearson ha dimostrato che la distribuzione limite è questa e ha questa espressione un po' complicata, però è un insieme della grande famiglia delle curve gamma dove alcuni parametri sono assegnati. Di questa curva, il Q quadro, conosciamo tutte le definizioni. Ha questa forma, una curva unimodale, salvo il fatto che la curva per k uguale a 1 è un braccio di parabola. Il valore atteso di questa curva, cioè il primo momento, è k, la varianza è 2k. La moda è pari a k meno 2. In generale questo teorema su Q quadro viene usato quando io ho un problema di questo tipo che vedete illustrato in questa diapositiva qui. Cioè io ho un insieme di valori osservati e un insieme di valori attesi. Nel nostro caso quanti elementi ho osservato nel mio intervallo di misure di precipitazione? 10. E ho osservato 7, 8, 3, 13 elementi. Quanti ne attendevo? 10 per ogni scatola. Quante scatole ho? 5 scatole. Costruisco questo prodotto che avevo chiamato prima X quadro. E anche qui X quadro, per ricordare che X quadro è distribuito secondo il Q quadro. Quindi, in altre parole, i valori di X quadro che io mi aspettavo sono distribuiti secondo quest'altra distribuzione che si chiama distribuzione del Q quadro. E c'è un teorema, una cosa forte, che dice che deve essere così. Se è vero che i dati originali erano distribuiti secondo una curva di Gumbel. Allora, questa è la mia distribuzione del Q quadro. Questa non è proprio la mia, perché qui la moda è... Sì, qui è proprio la mia, perché la moda è su 3, quindi la moda è K meno 2, quindi K uguale a 5. Ok? Come deve essere fatto l'X quadro che io ottengo? Beh, intanto c'è una complicazione in questo ragionamento. Io in realtà costruisco un solo X quadro. Quindi l'X quadro che io costruisco è un solo campione scelto da questa distribuzione. In teoria, se io ripetessi tante volte l'operazione che ho fatto con l'X quadro, cosa che io non posso fare perché non ho abbastanza dati. Già ho da pochi dati per fare le operazioni preliminari, qui ci ho messo 2-3 gradi di complicazione ulteriori. Ho un solo campione di X quadro, però se io potessi fare tanti campioni di X quadro, la distribuzione dell'X quadro sarebbe questa. Allora l'X quadro migliore qual è? L'X quadro migliore è che sia 0. Questo significa che ottengo tanti numeri, tanti valori, quanti me li aspetto, giusto? Elementare, tant'è che prima vi ho detto, voi tenete la curva che ha l'x quadro minore. In realtà, se io ripeto tante volte questa operazione, il valore atteso, la media di questa curva qua, non è 0, ma qui per esempio è 5 il valore atteso. Se io ripeto tanti valori, tanti calcoli del valore di x quadro, la media è 5.
E fin qua ci siamo tutti. L'ora è tarda, ma ci siamo tutti. Adesso supponete che io sia particolarmente sfigato. Ottengo un valore che mi sta qua. Su questa distribuzione. La distribuzione la conosco perché la distribuzione è un unico parametro K che è regolato dal numero di scatole che io ho fatto, in cui ho suddiviso i miei valori. Quindi in questo caso la distribuzione la conosco proprio. Supponete adesso che io ottenga un valore di x quadro uguale a 13. E il valore di x quadro uguale a 13 è un valore poco probabile. Lo tengo o lo butto via? Qui deve essere chiaro, non c'è una regola matematica che mi dice se lo devo tenere o se lo devo buttare via. Però normalmente si sceglie l'area, si dice che se il valore sta nell'area grigia, cioè l'area che comprende il 5% superiore di valori dell'X quadro, allora rigetto il valore che ho ottenuto di X quadro. Dico che la mia interpolazione non va bene, i miei parametri non vanno bene. Cosa voglio dire questa, che i parametri non vanno bene, può essere fonte di interpretazione. Non va bene secondo la procedura che io ho stabilito. Il limite qui l'ho stabilito io a priori. Se mi cade nel 5% superiore di valori di x quadro, lo rigetto. Perché i casi lì sono due. O sono stato sfortunato e il mio dato è un dato effettivamente distribuito secondo quel quadro lì, ma è un evento relativamente raro. Non così raro, perché il 5% superiore vuol dire un evento su 20. È poco raro da certi altri punti di vista. Un evento con un tempo di ritorno di 100 anni è un evento che è l'1% degli eventi. Io quando sto ragionando su queste cose qua forse non mi rendo conto che utilizzo pesi e misure che sono magari anche differenziate. Dunque questo limite è un po' stabilito arbitrariamente. Cioè potrebbe essere anche, quindi se mi cade, potrebbe essere che sono stato fortunato, ma potrebbe anche essere che effettivamente tutta la procedura di interpolazione che io ho implementato non è corretta. Non è corretta perché le curve di Gumbel non vanno bene o perché i dati non sono dati buoni, per così dire. Cioè i dati sono quelli che sono. I dati sono dati, come si dice. Però potrei decidere che non sono distribuiti secondo la curva di Gumbel. Quindi se l'x quadro mi cade in quest'area qua, rigetto tutto il lavoro che ho fatto finora, e sarebbe una disgrazia perché a quel punto ho fatto un sacco di lavoro per niente e dovrei ripartire tutto da qua. Da capo. Questo è un esempio di una procedura che è molto comune in analisi statistica. In particolare io ho fatto una ipotesi che si chiama test delle ipotesi in generale. Io ho fatto un'ipotesi. L'ipotesi è che campione e popolazione siano distribuiti allo stesso modo. Però se il risultato dato da chi quadro cade nel 5% dei quantili superiori del piccolo quadro, rigetto l'idea che le nostre distribuzioni siano, rigetto l'ipotesi iniziale. L'ipotesi iniziale si chiama in italiano ipotesi nulla, che è una traduzione impropria di ipotesi zero. In realtà in inglese nulla hypothesis sarebbe ipotesi zero. Faccio la prima ipotesi che siano le mie distribuzioni siano uguali, allora in questo caso qui rigetto l'ipotesi zero e quindi assumo che le distribuzioni non siano, i dati e la distribuzione che ho interpolato non siano distribuiti allo stesso modo.
Vi faccio notare che qui tutta la procedura è rigorosa nella procedura, ma arbitraria nelle decisioni, perché non è una legge divina che io scelga di rigettare nel 5% superiore piuttosto che l'1%, piuttosto che il 10%. È frutto di una scelta che viene nascosta però nella procedura matematica e quindi vi rende a volte, come dire, un po' timidi rispetto a questa scelta. Voi dovete sapere che comunque accettare o rigettare l'ipotesi zero è frutto di una scelta a priori fatta su che cosa si sceglie, su che cosa si scatta. Una volta su 20 è poco, quindi l'accettazione dell'ipotesi zero e così via, e quindi funziona in questo modo. Se io vado a identificare l'x-quadro critico, se questo è la probabilità di ottenere l'x-quadro critico è uguale a c, questo c in realtà è questo quello che fisso ed è nello 0,95%. Se in questo caso, quando rigetto l'ipotesi, dirò anche che l'ipotesi viene rigettata con un grado di confidenza del 5%. Questa funzione è invertibile, quindi mi vado a calcolare l'x quadro critico, confronto l'x quadro critico con il mio valore. Se l'x quadro che io ottengo è maggiore dell'x quadro critico, rigetto l'ipotesi, altrimenti la tengo. Maggiore dell'x quadro critico vuol dire che il mio valore di x quadro sta in questa zona grigia qua, che è molto più facile da intuire. E questa è un'ulteriore cosa che aggiungiamo alla scelta dell'x quadro, ma siccome io ho quei dati lì, mi tengo lo stesso quelli che hanno l'x quadro più piccolo, punto fine. Però se il valore fosse decisamente più basso, qualche pensiero sulla natura dei dati che ho a disposizione, sul tipo di analisi che io ho fatto, me lo